Vediamo i tessuti di connessione, alcuni dei tessuti di connessione. Per cui inizio a mettere giù una posizione. Anzi, la costruiamo pure. Diciamo che siamo partiti così, così. Bianco gioca qua, nero. Questa è un'invasione abbastanza normale. Sostanzialmente bianco vive nell'angolo, sacrifica la pietra con cui è iniziato l'invasione, ma per l'appunto vive nell'angolo. Adesso c'è una mossa con cui Bianco può collegare queste quattro pietre a questa, facendo quindi di conseguenza anche i punti qui. Che se riesce a collegarli è chiaramente meglio che dover vivere solo nell'angolo, perché se non lo scende poi questa soffre. Ok. Quale può essere? Vediamo un po' qualche ipotesi. Una potrebbe essere Ok, questa è una possibilità. Vediamo un'altra. ed è sempre co è corretta comunque. C'è la possibilità, non si Quella non funziona. sa. Ok. Possiamo anche vedere perché non funziona. Gioca. Lo scopo di nero è solo separare bianco, quindi anche se si fa catturare qualche pietrina lì non importa. 1, 2, 3, 4 libertà contro 3. Sembra che finisca male per bianco. Per cui diciamo che questo fa fallire completamente l'invasione iniziale. Proviamo uno E da se bianco andasse qui? Se bianco va lì, beh, le libertà non è che sono aumentate, per cui direi che può bastare questa. Provare l'altra risposta di bianco. Questa? No, quella Sempre sì. precedentemente è una possibilità. Beh, così lo spingi dalla parte. Allora, Questa sì, va bene. Bianco può scendere, Così ma scende catturi nero. pietra Proviamo ad nell'angolo. andare a catturare. E sono separate e quindi non va bene. Quest'altra sembra meglio perché nero parte con delle libertà in meno. Tre contro tre, però il bianco deve continuare ad andare a prenderlo, no? Perché sennò a questo punto nero, bianco, nero ed è separato benissimo. Questo è Esatto.
iniziato, è un tesugi di connessione, quindi è bianco gioca e collega queste pietre a questa. No. Abbiamo appena visto che questa non funziona, perché la risposta è nero. Se bianco viene qui o lì, allora fa questa, nero va lì e poi cascerà questa. Se viene qua, nero taglia. Se bianco gioca qui, nero taglia direttamente di qua e va a finire come prima. Quindi questa, che è la prima che effettivamente viene in mente, credo a tutti, non va bene. Allora, qui vedo due possibilità. Una è questa, su cui bianco cattura, nero e poi c'è la cattura in scala qua. Dopo bianco, nero. L'altra è, se funziona, questa. Dipende un po' da quello che c'è intorno. Sì. Ma potrebbero funzionare entrambe. Per cui in un caso o nell'altro direi che questa non va bene. C'era l'altra che avevi pensato tu? Allora, un po' di possibilità. Diciamo, la più brutale è andare addosso alla pietra bianca, che di solito è una mossa brutta, andare proprio a sbattere. Su questa bianco semplicemente torna indietro, se nero spinge e non si riesce a tagliare perché comunque questa è partita. Un po' più con stile è tagliare subito. Effettivamente, se adesso bianco gioca qui, nero non torna indietro, ma va qua e cattura le pietre bianche, qua più bianche. Fondo lui, bianco qua. A questo punto sembra tagliato. Però se scendo, scende, il bianco gioca lì. Esatto. Il nero può guadagnare un po' di tempo così, perché come se avesse la libertà adesso. Il problema è che bianco comunque ne ha di più. Sia da una parte che dall'altra. Non c'è niente. Al massimo che può venire fuori è questo. Mi ero scavato qualcosa lì, però ha pagato anche tanti tiri intregurati. No, quindi. Per cui questa, la connessione con la mossa del cavallo. Con un cavallo sia di qui che di lì. Ed è una mossa che funziona spesso. Cioè, scendere una linea più sotto, in seconda, per collegare. Funziona perché sarà sul bordo, secondo e terza linea. Sì, certo, nel mezzo il cavallo si taglia.
anche qui si taglia, però rimane catturato sotto.